Aiuto musicista, come costruire una melodia. Vedremo in questo video come si fa a costruire una melodia. Ovviamente getteremo delle basi, non è che diventeremo compositori con un video, però intanto per capire come funziona. Nel video precedente abbiamo visto come funzionano gli accordi, che sono un po', come dire, la base, il background, il substrato dove di ogni canzone, di ogni melodia, qualsiasi cosa noi sentiamo sotto a degli accordi, un accordo che si ripete, può essere fatto in mille modi. Arpeggiato, ripetuto, pizzicato, fatto in mille modi, ma alla fin fine della sostanza quello è un accordo fatto di tre note o più. Questo è l'accordo che noi abbiamo come riferimento. Ora, io voglio creare una melodia. Come faccio a creare questa melodia? Bene, mi devo basare su due cose. Una, la nota della scala. Devo sapere in che scala sono nel brano. Due, sapere le note dell'accordo. Ok? Avevamo fatto un esempio la scorsa volta del giro di un giro super conosciuto nella scala di La minore naturale, fatto dall'accordo di La, dall'accordo di Fa, di Do e di Sol, della scala di La minore. Andatevi a vedere che spiegavamo come ritrovare questi accordi allo stato fondamentale. La nota più bassa dà nome all'accordo dell'accordo. Quindi siamo nell'accordo di La, abbiamo le note La, Do, Mi. Quindi se io ho questo accordo qui, io so che nella melodia sicuramente se utilizzo queste note qui faccio una bella figura, egregia. Stessa cosa per l'accordo di Fa, uso le note dell'accordo di Fa, di Do, l'accordo di Do e di Sole, via. Ovviamente dopo un po' ci si può annoiare, perché se io faccio così, accordo di La e sopra La Do Mi, può andare bene, le canzoni di oggi funzionano molto così, però non c'è molta varietà. Come inizio ci può stare, difatti se io vi suono solo le note dell'accordo, semplicemente con un ritmo, la do mi ci può stare come melodia. La do mi, la do mi, la do mi, come vedete ci sta. Per creare varietà, in realtà noi diciamo anche usare note della scala, o salendo, o scendendo, facendo sempre le stesse note, le pause. Questi sono i nostri riferimenti, qui è come le muoviamo, salendo, scendendo, con delle pause nella ripetizione. Quali note usare dipende. Adesso andiamo a vedere il nostro file, qui dove vi sto registrando la lezione. Ecco un esempio di melodia. Allora, qui noi abbiamo i nostri accordi di riferimento, scritti però in inglese, ma niente, non cambia un granché. Questo A è l'accordo di La minore, questo F è l'accordo di Fa, Do e di Sol. Cominciate a memorizzarlo perché è fondamentale sapere come leggere gli accordi secondo la dicitura anglosassone. Spiegherò anche questo, ma non mi concentro su questo video, su questo, semplicemente perché voglio concentrarmi su come creare una melodia. Allora, abbiamo l'accordo di La, abbiamo l'accordo di Fa, abbiamo l'accordo di Do e di Sol. Scrivetevi se volete a lato come si costruiscono queste note qua, degli accordi. Fatevi uno screenshot di questa pagina, così avete chiare quelle che sono le note degli accordi. Ok? Arriviamo qua. Ora, sono nell'accordo di La. Cosa metto nella melodia? Posso incominciare a fare una melodia fatta di una nota per accordo. Ok? Quindi ho l'accordo di La, scelgo una delle note di La, per esempio La. Ho l'accordo di Fa La Do, scelgo nella melodia la nota Do. Ho l'accordo di Do Mi Sol, nella melodia scelgo di fare il Do, che è una delle tre note dell'accordo di Do. Ho l'accordo di Sol G, in inglese, Sol Si Re. Metto una delle note e ho scelto la nota Si. Vi faccio risentire queste senza le mie parole una dopo l'altra e faccio sentire come funzionano queste note scelte tra le note dell'accordo della melodia di queste prime quattro battute. Ready to go? Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. 4, 2, prova ad andare avanti, sono sempre le note dell'accordo, nota La dell'accordo di La, Fa, Do,
tre, quattro, due, tre, quattro, due, tre, quattro. Sentite come ci sta bene? Non ho fatto nient'altro che associare alla melodia delle note dell'accordo, non rimanendo sempre in una linea verticale, ma prima salendo, poi scendendo e poi rimanendo fermo. Questo già, questo salire e scendere crea un po' di varietà. Se io vi avessi fatto sempre le stesse note più o meno lì vicine, vi sareste annoiati molto di più. Ecco un esercizio numero 2. Stessi accordi, la minore, fa, do, sol, scritti in inglese, sappiamo le note di riferimento, adesso metto due note per battuta. Siamo pronti? 3, 2, vedete cosa? Sono sempre note dell'accordo. Faccio un esempio, accordo di la minore, l'accordo di minore è fatto la, do, mi, mi sto usando la nota la e la nota do. Anche qui tutte note dell'accordo, seguite con me e vedete come suona. Pronti? Via! La, 2, do, accordo di fa, vedete come ci sta bene? Adesso se io lo aumentassi come velocità ci starebbe ancora di più. 1 2 3 4. La, fa, però è una melodia che ci rimane poco, diciamo. Ecco, se io volessi creare una variante un po' più interessante, potrei incominciare a mettere tutte le note dell'accordo con delle note di passaggio. Facciamo un esempio, qui abbiamo sempre il nostro accordo di la, ok? La, la, do, mi. Cosa faccio nella melodia? Faccio la nota di la nota do e mi, solo che ci aggiungo una nota di passaggio, il si. Come verrà? Ok? Poi vado sulla nota fa dell'accordo. Cerco di una regola importante quando voglio creare una melodia è che all'inizio sul battere, cioè all'inizio della battuta, ci sia la nota dell'accordo. Poi mi posso muovere un po', ma all'inizio della battuta una nota specifica dell'accordo che ci ricordi dove siamo. Questo all'orecchio piace molto. Siamo alla nota fa, ok, vedi che prendo la nota fa, l'accordo di fa è fatto dalle note fa, la, do, io tocco le note dell'accordo solo qua e qua, queste sono note di passaggio, sentite. Arrivo con la nota di do, l'accordo di do, e all'inizio della battuta una nota che c'entra con l'accordo di do. Qua nell'accordo di do ho fatto do, do, si, do, sono sceso un attimo e poi sono ritornato alla nota di do, re, do, si, sol. Queste sono tutte note che siamo nell'accordo di sol, sol, si, re, sol, si e re con una nota di passaggio al do. Sentite, re, do, si, sol. Vado avanti, sentite, note saranno principalmente note dell'accordo con alcune note di passaggio. Ora vi voglio far notare una cosa, ve lo faccio sentire tutto quanto una volta, ok, da capo, e poi vi chiedo, questa, ricordiamoci prima che quando noi scriviamo una melodia è sempre come dire, ciao, come stai, sono andato al mercato, prime quattro battute, è stato bello, ho mangiato il pollo e vai, e chiudo la frase, no? 4 più 4 facciamo una frase di senso compiuto, virgola generalmente dopo 4, punto dopo 8. Guardate come è strutturata questa semifrase, quest'altra. La suono una volta e poi ne parliamo. Pronti? Via. Seconda semifrase. Vi faccio notare una cosa, quello che ho fatto è, ho iniziato in un modo, vedi, la, si, do, mi, fa, mi, re, do, poi ho fatto qualcosa, ti, 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 ti.
Quando ho ripreso la seconda semifrase, ho richiamato una cosa pressoché identica. Solo che anziché concludere scendendo, questa volta concludo salendo. Questo crea varietà, questo crea un riferimento che richiama qualcosa di simile, ma poi cambia. È una frase che, una semifrase che inizia simile, ma però va poi in una direzione diversa. Questo è molto importante. Se noi pensiamo. Per esempio, Siri, una canzone che va abbastanza di moda, fa, ripete spesso delle cose simili. Senti quante volte fa. Quante volte fa quella scaletta? Per poi cambiare alla fine. Ok? Questo rendere le cose richiamabili simili, questi pattern che si ripetono, sono molto importanti quando noi creiamo una melodia. Quindi quando tu andrai a creare una melodia, non in queste prime fasi, una nota lunga o due note o così, ma quando comincerai a voler creare la tua vera melodia, ricordati sempre che iniziare in un modo e riprendere questo frammento, questa idea, è un modo facile per rendere le melodie orecchiabili, vicine a te, ok? Vediamo ancora questo esempio qui di melodia, scusate, questo esempio di melodia. Vi suono sempre gli accordi, questa volta incomincio a inserire note di valore diverso. Note dell'accordo, note di passaggio, siamo nell'esempio qua, l'accordo di La, nota dell'accordo La, nota di passaggio Si, nota dell'accordo Do, poi nota lunga. Poi incomincia a variare. Vedete che solo con lo sguardo voi vi rendete conto che questa melodia può essere più interessante perché varia un po' più ritmicamente. Qua tutto uguale. Qua invece incomincia a esserci varietà. Incomincia a esserci un inizio simile. La, si, do, 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 re, mi, re, do, si, sol. Poi riprende in maniera simile. La, si, do, 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 sol, sol. Questo iniziare in maniera simile la rende molto più orecchiabile. Ve lo faccio sentire da capo. 1, 2, 3, 4. Accordo di Fa. Sentite? Ok, se io incomincio a mettere un ritmo alla sinistra, cioè il modo in cui non tanto questo non guardare la melodia, e come accompagno qua sotto, incomincia a essere un qualcosa di interessante. Senti, eh? Senti come comincia a essere un qualcosa che acquisisce un senso più interessante, però questo riguarda come realizzare l'accompagnamento. Per ora io ti sto parlando di come realizzare invece una melodia, usando le note dell'accordo, usando le note della scala e soprattutto cercando di creare una varietà, salendo, scendendo, riprendendo delle parti, specialmente quelle iniziali, ok? E poi variando un pochettino con i valori, ok? Qui ti ho fatto ancora altri esempi. Supponiamo che tu non hai idea, non ti vengono delle idee. Allora, prova prima a scrivere un testo, no? Per esempio, io ho scritto un testo. Ora cerco di svegliarmi, non lo so se riuscirò, baby. Ok? E poi ripeto la stessa cosa. Ora cerco di svegliarmi, non lo so se riuscirò, baby. Potremmo cambiare e dire, forse ora su mi alzo, ce la faccio, riuscirò, baby. Una cosa quasi simile che cambia leggermente e che porta avanti il testo. Oggi spesso e volentieri le canzoni hanno questo spessore intellettuale così. Allora, vi faccio sentire che cosa ho fatto. Mi sono basato sul testo, ho cercato di creare un ritmo. 1, 2, 3, 4. Ora cerco di svegliarmi, non lo so se riuscirò, oh, baby. Ora cerco di svegliarmi, non lo so se riuscirò, oh, baby. Sono 8 battute, posso farlo anche più lento. 1, 2, 3, 4. Ora cerco di svegliarmi, non lo so se riuscirò, oh, baby. Poi dopo che avevo scritto questo ritmo qua, ci ho associato delle note, le possiamo fare anche subito sugli accordi. Ora cerco di svegliarmi, non lo so
se riuscirò, baby. Ora devo decidere, poi dopo che ho messo, provato con gli accordi se funziona o meno, decidere che cosa metto sulla melodia. L'abbiamo visto. Note dell'accordo che possono essere ripetute, come in questo caso, o cambiare note dell'accordo diverse, o, e note della scala è quella. Vedete qua ho fatto, ora cerco di svegliarmi. Non ho fatto tutti là, almeno questo ho messo un sì per cercare di creare un po' di varietà. Sentite. Pronti, via, 1. Ora cerco di svegliarmi. Non lo so se riuscirò, bebe. Ora cerco di svegliarmi. Non lo so se riuscirò, bebe. Faccio risentire. 1, 2, 3, 4. Ora cerco di svegliarmi. Non lo so se riuscirò, bebe. Ora cerco di svegliarmi. Non lo so se riuscirò, bebe. Ora può piacere, può non piacere, però l'idea è molto chiara. Note associate all'accordo, ripetute o diverse dell'accordo, con ritmi diversi, un richiamo molto netto della melodia. Ora cerco di svegliarmi. Stessa cosa nella seconda parte. Ora cerco di svegliarmi. Qui poi, non lo so se riuscirò, baby. E la seconda volta, non lo so se riuscirò, sono andato più in alto, no? Quindi ho cercato di creare una varietà, mantenendo praticamente lo stesso ritmo, vedi? Se tu non guardi le note, guardi solo il valore delle note, è lo stesso ritmo. Questo fa sì che una melodia sia orecchiabile, sia interessante. Ecco, questi sono degli spunti per su come si possono creare delle melodie. Ora vorrei che tu prendessi il tuo bel spartito e incominciassi a crearmi una melodia di 8 battute. Adesso voglio ritrovare il foglio di prima. Ecco qua. Prendi un foglio pentagrammato e mi fai 4 battute più altre 4 battute più altre 4 più altre 4 e mi provi a creare degli esempi di melodie. Gli accordi sono sempre quelli, te li scrivi sotto, la, fa, do, sol, la, fa, do, sol, e sopra ci provi a creare delle melodie. Io qui di seguito ti lascerò un pattern dove ti suono questi accordi qui di fila per un po' di volte, ok? In maniera tale che tu hai anche un riferimento, puoi quindi provare a creare sopra questo pattern di accordi che vanno ed esercitarti. Sono curioso, mandami quello che scriverai, fammi vedere come funziona, prendi spunto da questi esempi che ti ho creato per te apposta, una nota lunga, due note, tutte note da un quarto, una varietà, salgo, scendo, magari più se non hai idea parti da un testo, prova a sperimentare e mandami del materiale, fammi avere del materiale, mandami. Scrivimi un messaggio, fammi sapere se com'è andata, se ti è tutto chiaro, se c'è qualcosa che vorresti che approfondissimo nei prossimi video. E intanto ti ringrazio per l'ascolto e ci vediamo al prossimo approfondimento sulla musica. Ricordati di iscriverti, se ti è piaciuto, di lasciare un like al canale. Grazie, a presto, ciao!